questa mattinata per vedere il compendio SIC 2010. Sarò molto rapida in questa prima presentazione. Ringraziamo ovviamente il Senato che ha dato il suo patrocinio e il Presidente Schifani per averci concesso questa prestigiosa sala dei presidenti. Il Presidente Tommasini ha. Un riconoscimento per valorizzare le eccellenze del sistema della salute in Italia, di cui troppo spesso la cronaca lascia emergere solo gli aspetti negativi. È il premio 60 e più, ideato da Federanziani e attribuito a quegli esponenti del mondo delle istituzioni, della ricerca scientifica, della medicina, del farmaco, che si siano distinti per il loro impegno a favore degli over 60. La cerimonia di conferimento dei premi si è svolta il 14 dicembre in Senato, in concomitanza con la presentazione del compendio SIC Sanità in Cifre 2010, realizzato dal Centro Studi SIC di Federanziani. Ad essere premiati il senatore Antonio Tomassini, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica, Sveva Belviso, vice sindaco di Roma Capitale, Renato Lauro, rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, Attilio Martorano, assessore alla salute della Regione Basilicata, Ignazio Marino, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, Fabrizio Leari, capo Dipartimento Prevenzione e Comunicazione del Ministero della Salute, l'epidemiologo Donato Greco, consulente dell'Istituto Superiore di Sanità, Maurizio Improta, dirigente dell'Ufficio Immigrazione di Roma, il presidente di Assogenerici, Giorgio Foresti, Luca Coletto, assessore alle politiche sanitarie del Veneto e Loredano Giorni, dirigente responsabile delle politiche del farmaco della Regione Toscana. Premio 60 e più al vice sindaco di Roma Capitale, la dottoressa Sveva Belviso. Per la capacità di risposta alle esigenze dei cittadini anziani, ai casi bisognosi e per la disponibilità dimostrata nei confronti della nostra federazione. Ma grazie per tutto quello che fate, oltre al convegno di oggi, che è sicuramente molto interessante, però l'impegno che Federanziani pone nella questione delle situazioni delle persone anziane nel sistema paese, in modo particolare il mio ringraziamento è per l'attenzione che mettete sui cittadini di Roma. Tu prima dicevi non dovete ringraziare me, no? Perché io sono una ruota, una rotella, anzi, hai detto, di un sistema più complessivo che quello di Federanziani. Quindi noi ringraziamo tutti, però dobbiamo dire che a Messina è sì una rotella, ma dietro attaccato un motore irrefrenabile. E Tra i premiati anche Francesco Saverio Mennini e Americo Cicchetti, rispettivamente docente del CEIS dell'Università di Tor Vergata e della Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ed entrambi autori del compendio. Ampiamente rappresentato tra i premiati il mondo della medicina, con i premi assegnati a Francesco Cognetti degli istituti fisioterapici ospitalieri, Antonio Nicolucci, capo Dipartimento di Farmacologia Clinica ed Epidemiologica del Consorzio Mario Negri Sud, Pasquale Berloco, direttore del Consorzio Interuniversitario Trapianti d'Organo, Alessandro Cesaroni, neurochirurgo dell'ospedale San Giovanni a Dolorata. Presente anche il mondo del farmaco, con il premio a Luigi Roberto Biasio della Sanofi Pasteur MSD, e quello del sociale con Fabio Massimo Abenavoli, presidente di Smile Train Italia Onlus. A ricevere il premio nell'ambito dell'edizione 2011, lo scorso giugno, nell'ambito del SANIT, Forum Internazionale della Salute, anche l'ex ministro per la salute Ferruccio Fazio, l'ex direttore generale dell'AIFA Guido Rasi, l'assessore alla salute della Regione Toscana Daniela Scaramuccia e il direttore generale dell'INPS Mauro Nori.